Il cambiamento che c'è stato da parte del movimento, visto che sono stato un ex del Movimento 5 Stelle, sono un consigliere comunale, e vorrei capire cosa è accaduto da quel famoso 13 giugno, quando tu ci hai invitato, non so se era una riunione segreta lì al Mise, dove c'eri tu e c'erano tutti questi parlamentari qui alle mie spalle, dove è tutto registrato, posso lasciarmi, potete fermare anche fuori. Ci siamo detti delle cose in quella sede, ce le siamo dette il 13 giugno, ce le siamo dette a luglio e ce le siamo dette a settembre, quando tu, ti do sempre del tu, visto che uno vale uno, non so se è cambiato qualcosa da parte del Movimento 5 Stelle, il 5 settembre hai accelerato la chiusura dell'accordo firmato tra Mittal e i sindacati. Oggi apprendo che tu non hai mai parlato di chiusura dello stabilimento, non avresti mai mandato 20.000 persone a casa, quando qui ci sono dei parlamentari, basta andare a vedere tutti i video che abbiamo sempre parlato di chiusura, chi continua a parlare di bonifica, riconversione. Luigi, quando si porta la macchina dal meccanico, la macchina va spenta. Non si fa le bonifiche e la riconversione di un impianto che, mi duole dirlo, purtroppo tanti di voi non continuano a non conoscere quello stabilimento, che è uno stabilimento che produce 365 giorni all'anno, H24. Ho saputo anche oggi che vai a fare la visita nei parchi minerali. No, Luigi, tu la visita la devi andare a fare sulle batterie, l'agglomerato e le acciaierie, non ai parchi minerali. Non è la copertura dei parchi che risolverà il problema. Anche se io ho una mia opinione che Mittal, essendo sempre un gestore, è venuto qui solo ed esclusivamente a prendere quote di mercato e già lo sta facendo, perché chi dice che la produzione è aumentata non sa nemmeno di chi sta parlando. Quindi la mia domanda è quello che il Movimento 5 Stelle ha prodotto e ha detto in questi anni, prendendo qui il 48% delle preferenze, e ne vedrete quello che accadrà alle prossime elezioni europee, perché la gente vi punirà sempre politicamente. Vorrei capire, quando mi hai invitato a me, mi hai chiamato a mezzanotte del 12 giugno, il tuo segretario mi ha chiamato, è tutto qui, siccome mi sono adeguato al vostro... L'hai già detto, l'hai già Sì, detto. infatti, perché Così se te sto lo dicendo il falso chiedono. mi puoi sempre querelare, No, caro Luigi, è mi hai falso. chiamato a mezzanotte, erano tutti presenti, tutti i parlamentari, anche gli europarlamentari, anche i regionali, e ci siamo detto determinate cose. Cosa è cambiato? Perché hai accelerato il 5 settembre quell'accordo? Hai parlato del migliore accordo, ma lo sai che ci sono 1.700 persone? Caro Ministro Costa, lo sa che avete cambiato i commissari straordinari, la gente continua ad operare con la presenza dell'amianto? Ma sa che di che cosa stiamo parlando? Conoscete quello stabilimento? Lei adesso andrà a fare, tu andrai a fare di nuovo la visita ai parchi minerali. Fatti una visita, batterie 7-8, acciaieria 1 e 2, alto forno numero 2 dove è morto un lavoratore e si marcia per decreto. Cioè si marcia con facoltà d'uso grazie a quei decreti. Ah, vai a fare passerella, caro Ministro. Io adesso chiudo e lascio la parola sempre all'altro componente del cittadino lavoratore pensante, Michele Rondino, sempre del Comitato, e come chi mi ha preceduto, anch'io andrò fuori, perché sono rimasto molto deluso dal Movimento 5 Stelle. Barbara Lezzi, Barbara, sei venuta davanti alla fabbrica, sei venuta a distribuire tu con me i volantini, e si parlava di chiusura, caro Luigi, non che hai detto che non avessi messo mai 20.000 persone a casa. Parlavamo di chiusura, non dite le bugie perché la gente non crede più. Sì, ci stiamo nei 5 minuti a testa, mi fate una cortesia. Grazie. Prego. Sì, anche meno, anche meno. Ma noi siamo molto confusi, molto, molto, molto confusi, perché ci confondono i numeri, ci confondono i numeri queste 20.000 famiglie che sarebbero andate a casa se la fabbrica fosse stata chiusa. Ci mandano in confusione i numeri prodotti da ARPA, da ASL, quando ci dicono che i casi di malattia e di morte sono leggermente diminuiti, ma restano maggiori rispetto alla media regionale. E siamo molto confusi soprattutto da alcune dichiarazioni di ex attivisti, che poi sono diventati grazie al mio voto, perché ho votato voi, ho votato te, lei, ho votato il signor Vianello. Ho votato gente che fino a ieri diceva che avrebbe lottato per la chiusura, chiuderemo l'Ilva, riconvertiremo economicamente il territorio, lo faremo insieme ai cittadini e nessuno dei lavoratori perderà il reddito, tutto con una pianificazione degna di un paese civile. Adesso il paese civile dovrebbe essere lo stesso,
Il governo dovrebbe essere un governo migliore, un governo amico, però oggi è un governo che in realtà dice che non ha mai avuto intenzione di chiudere. E quando noi intendiamo chiusura delle fonti inquinanti, noi siamo molto attenti alle parole che usiamo e non abbiamo mai chiesto la chiusura immediata dell'impianto, perché all'interno del nostro comitato, ma in città, sono presenti gli operai che conoscono molto bene la fabbrica, che davvero io vorrei voi visitaste in maniera adeguata come si dovrebbe. E tutti noi sappiamo che nessuna fabbrica come quella dell'Ilva, ma nessuna fabbrica può essere chiusa da un giorno all'altro. Ecco, allora si è parlato di cronoprogramma, di chiusura pianificata. Non abbiamo visto un programma, non abbiamo sentito la parola programma o chiusura, se non in un contratto di governo che vi ha legato mani e piedi, con una Lega, con un'altra parte di governo che investe in ArcelorMittal, e quindi c'è un grande conflitto di interessi all'interno del governo. E soprattutto abbiamo visto sparire dal contratto, dal famigerato contratto di governo, quella parola chiusura delle fonti inquinanti. Non è più apparsa, eppure abbiamo sentito il vicepresidente del Consiglio dire che la questione Ilva è risolta evidentemente forse solo da un punto di vista occupazionale, secondo i suoi dati. Secondo i miei dati, invece, gran parte di quei lavoratori che sono stati mandati in cassa integrazione sono gli stessi che alzavano la voce all'interno della fabbrica. Quindi non sono stati proprio poi rispettati i punti con i sindacati, che avrebbero dovuto comunque tutelare un certo tipo di lavoratori, padri di famiglia, con un certo tenore di vita, con un certo reddito. Ecco, siamo tutti molto confusi e non capiterà più, perché noi come comitato abbiamo avuto la fortuna o la sfortuna di avere diverse richieste da parte del movimento, di partecipare, di coordinarci insieme. Ci dicevate che le nostre parole d'ordine erano le vostre parole d'ordine, ci avete invitati alla Camera, abbiamo parlato di accordo di programma che a Genova ha chiuso l'aria a caldo, permettendo ai lavoratori di mantenere il posto di lavoro che tutt'oggi difendono. Noi siamo venuti da voi, abbiamo parlato con voi, vi abbiamo chiesto di partecipare a delle elezioni comunali con due liste separate, ci avete detto che non si poteva fare perché il vostro regolamento non lo permetteva. A oggi, dopo l'esperienza abruzzese, lucana e sarda, scopriamo che in realtà vuole aprire alle associazioni. Le consiglio di non farlo, signor Ministro, visto che questa collaborazione ha portato sia ad avere quasi il 50% di voti su questo territorio, ma non li rivedrete più questo numero di preferenze. E non è una iattura la mia, è un dato di fatto, è un dato politico quello che abbiamo raggiunto anche alle comunali, facendo eleggere due rappresentanti in un consiglio comunale nel quale i due consiglieri comunali hanno continuato a usare le parole chiusura delle fonti inquinanti, a differenza dei parlamentari che io ho votato e che oggi invece parlano di quanto io sia allarmista e di come non è più allarmante la condizione tarantina. Ecco, siamo tutti molto confusi e io non credo che adesso un tavolo come questo possa risolvere la questione, anche perché l'ultimo tavolo del genere a cui ci ha invitati, quello di giugno, l'abbiamo chiuso con un abbraccio al papà di Lorenzo Zaratta, aveva promesso che non ci sarebbe stati altri casi, altri bambini. Ovviamente in un anno non si può fare molto, ma il primo atto, l'azione che avreste dovuto intraprendere poteva essere qualunque cosa. Invece no, abbiamo aspettato 14 mesi e guarda caso siamo ancora sotto elezioni. Non siete molto diversi dagli altri. Non avete dimostrato.